Ricci del cazzo, tu che ci fai tutto? C'è la telecamera accesa? Boh. Quindi questo vuol dire che io debba registrare un nuovo video. Oh oh! Ragazzuoli, benvenuti oggi in questo mio nuovo video. Benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi di che trattiamo? Oggi trattiamo di videogiochi in cui spero tutt'oggi di avere un remake, una remastered, quelli che sento vivamente quella voglia di averli in una nuova veste grafica e non solo. Ho stilato qui sul mio bel quadernino di video ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 videogiochi al momento, e sono 6. Perché gli altri ve li dirò nel prossimo video, se no che cazzo di serie è? Penso che nella vita abbiamo giocato tutti a tantissimi videogiochi inerenti a PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, eccetera, eccetera, eccetera. Poi chi è ancora più vecchiotto, sicuramente come me, che quest'anno a novembre ne saranno 24, ma dettagli, ha giocato a tantissimi video, soprattutto per PlayStation 1, perché io già da piccolo non avevo una vita sociale. Immaginatevi ora, no, se non ci sta Bjorn e Antonio, cioè, arrivederci, grazie. Quindi ho giocato a tantissimi videogiochi per la PlayStation 1, e infatti in questa lista ce ne sono ben 3 videogiochi per PlayStation 1. Ragazzi, non voglio dire subito sulle spine. Partiamo subito col video. Primo di tutti, non è per PlayStation 1, ma PlayStation 2, ovvero Inuyasha Feudal Combat. Inuyasha Feudal Combat penso che io sia stato l'unico bambino ai tempi ad averlo avuto e averlo anche giocato. Essendo che Inuyasha, oddio, sì, da piccolo ad oggi ne sento poco parlare. E wow, ci ho passato tante di quelle ore, non mi è riuscito a sbloccare personaggi. E ironia della sorte, solo nel 2020-2019 sono riuscito a sbloccare tutti i personaggi, tra cui anche Inuyasha, il famosissimo Inuyasha con i capelli neri, che è anche è Inuyasha nella mia forma preferita. E oddio, non è che era chissà che gioco, lo ammetto. Era un po' macchinoso e anche un po' lento nelle combo e negli attacchi anche. Per tutto sommato, per il medio, quanti anni fa ci ho giocato io? Cioè, quanti anni avevo? Ora ne ho 23. L'ho giocato quando avevo quei 10 anni, 11 anni. Cioè, immaginatevi, per me ai tempi era wow. Ma come tanti giochi a me ai tempi erano wow, e ora faccio quindi. Però oddio, una bella remastered, bella remake sarebbe figo, anche perché non diciamo ultimamente, però manco da poco, cioè un bel po' di periodo fa è uscito il sequel di Inuyasha. Ora sta uscendo diciamo quella che è la Perfect Edition o la White Edition, come si chiama, del manga. Quindi perché farlo ritornare anche su un videogioco? Cioè, sarebbe veramente figo. Secondo titolo della lista, questi in pochi lo riconoscono, è per PS1, ovvero Celebrity Deathmatch. Celebrity Deathmatch era praticamente un gioco dove, tipo WWE, per PlayStation 1, in versione parodizzata chibi di alcuni cantanti, attori, eccetera. È molto violento. Io ci giocavo veramente da bambino, avevo quei 6 anni. 7 anni con mio cugino, ci giocavo, mi divertivo un casino. Sarebbe figo ora avere anche un Celebrity Deathmatch con artisti di oggigiorno, perché no, tipo The Weeknd contro, che ne so, Justin Bieber, per dirvene una. Cioè, sarebbe figo. Terzo videogioco era PlayStation 2, e questo è uscito anche su Nintendo DS, Bakugan Battle Brothers. Raga, allora, io una cosa vi dico: le mode di oggi tenetevele forte forti, perché un giorno, arrivando alla metà, sentite la mancanza. Ai tempi Bakugan era quella moda del oh che schifo, Bakugan, la copia brutta di. E ora? Ora chi sento parlare dice cazzo, Bakugan che figata. Però il gioco di Bakugan Battle Brawlers, quanto cazzo era figo. Ma pure i Bakugan in sé per sé, quanto era belli averli. Io dovrei averne uno più o meno nella mia collezione lì sopra, dove ho le figure che voi non vedete, che un giorno vi mostrerò tutto come interà la mia camera anche, nuovamente aggiornata. Era figo pure collezionarli, quello era bello, non solo giocarli, ma anche collezionarli. E pensate un po' al Battle Brawler, soprattutto anche con la modalità online della PS5, PS4. Cioè, a me piacerebbe un botto. Prima di passare ai due pezzi forti, cioè,
Crash Bash, Crash Bash, il rovina amicizie, quelle che io non avevo, perché c'erano rovinate, ma non tramite il gioco. Crash Bash sì, io ci giocavo, allora io la PS1, essendo che da bambino non avevo amici, la PS1 giocavo la maggior parte con mio cugino o con mia madre, perché io sono cresciuto con mia madre che tutt'oggi gli viene ancora voglia di farsi una partitina alla PlayStation con me. Trovarsi un Crash Bash oggi avrebbe anche senso, se ci pensiamo, perché c'è uscito il Crash Insane Trilogy, che conteneva i tre Crash della PS1, CTR rimasterizzato, remake per PS4 altrettanto. È uscito Crash 4 e va bene. E come Crash Bash? Sai quanto cazzo sarebbe figo ora nell'online? Cioè, io già mi immagino una YouTube piena di challenge, minigiochi, video scazzo su Crash Bash. Veramente, veramente rapidissimo. Io l'ultima volta che ci ho giocato è stata nel 2019, non mi ricordo, con il mio amico Gino di Roma, che per chi proviene dal mio canale insieme se lo ricorda, perché ha fatto varie comparse nei miei video. E wow, rigiocandolo non è invecchiato praticamente di nulla, cioè è invecchiato bene, è ancora divertente da giocare. Ultimi due titoli e dirò il penultimo è Bugs Bunny Lost in Time. Bugs Bunny Lost in Time, uno dei 4/5 videogiochi che io da piccolo consumavo su PS1. Non sono stato mai un grande fan della Warner Bros. Sono sempre stato un grande fan della Disney. Ho sempre preferito appunto Topolino e gli altri. Warner Bros un po' di meno, però non mi dispiaceva manco vederli in TV quando capitava tipo un cartone, questa roba qui. Tipo mi ricordo che un bel po' di anni fa, io già avevo quei 15 anni, mandavano in onda i Looney Tunes Baby Looney Tunes, una cosa del genere, e io li guardavo volentieri perché mi era sempre attirato. Anche tipo Space Jam, il primo Space Jam con Michael Jordan, vedersi i personaggi del Bugs Bunny, Titti, Silvestro. Quanto cazzo ci ho passato di tempo in quel gioco? Io l'ho ripreso anche a giocare sempre nel 2021, più o meno l'anno scorso ci ho giochicchiato e l'ho finito. E sì, è invecchiato un po' male con i tasti, alcuni comandi sono veramente penosi, però raga, purtroppo non so se sia un bene o un male, ma è la nostalgia che vi cattura sempre. Io rigiocando a quel gioco, più andavo avanti e più dicevo wow, mi ricordo questo, wow, mi ricordo quello. E mi piacerebbe tanto averlo sincero, una remastered o un remake. Oddio, a volte la parola remake fa un po' paura a tutti, perché noi ci ricordiamo di un gioco stupendo dell'epoca. Tutt'oggi potremmo avere paura di guai, perché quello, la maggior parte sono remake, un bel po' di casi sono solo guai che inguaiano il gioco. E nulla, passiamo all'ultimo titolo, quello che mi sta più a cuore, che l'ho scoperto solamente l'anno scorso e mi ci sono innamorato tantissimo perché ho avuto anche collegamenti con la mia ragazza. È anche un gioco che non ho mai sentito parlare a nessuno. Ico per PlayStation 2, in pochissimi ci avranno giocato, ci scommetto. Per chi non lo sapesse, Ico proviene dalla trilogia Shadow of the Colossus e The Last Guardian. E Ico mi ci sono veramente innamorato parecchio. E la cosa che mi domando sempre io è, hanno fatto la remastered, anzi, sì, la remake remastered di Shadow of the Colossus per PS4, che tra l'altro capolavoro assoluto, è uno dei miei videogiochi preferiti, Shadow of the Colossus. Uscì The Last Guardian per PS4, che pure l'ho giocato e sinceramente lo trovo meno bello rispetto a Shadow of the Colossus e Ico. Ico ha avuto solo la remastered su PS3, insieme al bundle, diciamo, insieme al double pack, se vogliamo dire così, di Shadow of the Colossus, quindi erano due giochi in uno. Però, raga, trovarlo è introvabile, cioè se si trova costicchia tantissimo, e anche se volete trovare Ico per PlayStation 2, costicchia veramente un botto. Io, senza negarlo, con tutta sincerità, io l'ho giocato in modi alternativi, però dovevo recuperare un pezzo di storia, un capolavoro del genere. E dico io, avete fatto The Last Guardian, avete fatto Shadow of the Colossus Remake o Remastered, perché non mi avete dato anche Ico? Cioè immaginatevi Ico ora con una grafica HD o 4K, perché madonna che bello le host poi, wow. E ragazzi, nulla, il mio video termina qui. Spero che vi sia piaciuto. Elencatemi sotto nei commenti quale videogiochi voi vorreste come remake, remastered e tutta sta roba qui. Noi ci vediamo alla prossima. Seguiteci su tutti i social che trovate in descrizione. E montaggio a Bjorn. No, aspetta. Stavolta monta pure Antonio. Quindi montaggio a Bjorn e Antonio. Ciao ragazzi.